Con 9 giorni di festival, 45 concerti, 200 musicisti provenienti da tutto il mondo e diverse location, torna la 31esima edizione di Fano Jazz by the Sea, l'evento dedicato alla musica jazz dal 1993. Alla Rocca Malatestiana di Fano, il direttore artistico Adriano Pedini ha elencato il nutrito programma di iniziative che vanno dal 22 al 30 luglio. Sarà un'edizione caratterizzata da 9 giorni di musica, 200 saranno i musicisti e nelle varie località più suggestive di Fano, a partire dalla Rocca Malatestiana, al Bastione San Gallo, all'Anfiteatro Rastat, al Parco Golena del Furlo e tanti locali della città. 5 sezioni. La sezione main stage con i concerti principali alla Rocca Malatestiana, sul palco della Rocca Malatestiana, con grandi nomi, a partire dal nostro Gianluca Petrella, ma poi avremo la sassofonista Lakeisha Benjamin, Stanley Clark, Donny McCaslin, pianista Fergus McCready, la bassista Manu Gallo, il meglio dei musicisti a livello internazionale. Questo per quanto riguarda il main stage. Poi avremo la sezione Young Stage, la sezione riservata alle giovani formazioni italiane, la sezione Cosmic Journey, dedicata alla sperimentazione e all'elettronica, e la sezione Exodus Stage, che sono dei solo concert che vogliono mettere in evidenza un po' quel il problema della migrazione, e per ultimo Live in the City, questi concerti diffusi nella città, fra cui ricordo il concerto all'alba del 23 e la P-Funky che girerà per tutta la città. Poi ci saranno anche delle attività collaterali, film, documentari, mostre fotografiche, ci saranno dei dialoghi e degli incontri sul mare, e per ultimo, ma non per ultimo, bisogna ricordare quello che è il segno identitario, l'anima del festival, che è il Green Jazz Village. Il Green Jazz Village, dove noi pratichiamo tutte quelle azioni che per la sostenibilità di un festival, per renderlo sostenibile. Anche qui ci saranno tutta una serie di attività, una delle principali sarà l'attività didattica rivolta ai giovani, con una formazione di un'orchestra di 50 elementi, ma ci sarà anche un'area chill con il food e il beverage, ci saranno attività ricreative. Il programma completo dell'iniziativa e i biglietti d'ingresso sono disponibili sul sito dell'evento www.fanojazzbythesea.com. I biglietti sono già in vendita online su Viva Ticket e al botteghino del Teatro della Fortuna.